Setz das an. Beeil dich. Was? Ja. Ja. Ich frage dich an deine Frau. Rede nicht von meiner Frau. Denk an deine. Du sollst nie mehr von Margarete sprechen. Verstanden? Ist ja gut. Ist ja gut. Saluto e ringrazio Cesare Mangiocavallo, un giovane del quale sentiremo parlare tanto e bene nei prossimi anni, sia in ambito musicale che cinematografico, che ha avuto il coraggio di esordire come regista con un'opera che lascia senza fiato. Un racconto asciutto, essenziale. La brutalità nazista, per dirla con Hannah Arendt, raccontata nella sua sconcertante banalità, la musica come salvezza, linguaggio universale, coscienza. Un film neorealista capace di suscitare forti emozioni, di scavare nell'indignazione, di interrogare l'anima. Questa reazione spontanea di un giovane è molto bella, è sintomatica e soprattutto ci deve indurre a puntare sempre di più su un approccio condiviso con le giovani generazioni. Per cui ben venga questa iniziativa e sono felice di poter essere presente alla proiezione. Il mio auguro è veramente che il 27 gennaio non sia più una data simbolica in cui ricordiamo e ci riuniamo intorno a una vicinanza umana, ma sia soltanto uno dei tanti giorni in cui l'umanità si riunisce. Grazie. Il mio film si ispira alla storia di Terezin, che non fu un campo di concentramento come tutti gli altri, ma un campo dove era stata pianificata una particolare presenza di molti artisti, tra i quali moltissimi musicisti. Tutto ciò era sfruttato dai nazisti a scopi propagandistici per dare questa bella immagine di facciata. Cesare ha voluto una mia interpretazione talmente ridotta che a quel punto io sono diventato canale di qualcosa che c'è stato prima di me, che ha sofferto prima di me, soffrendolo e cercando di dare quell'interpretazione che poi viene fuori dal film. Raccontare l'orrore dell'Olocausto attraverso una favola è probabilmente il modo più efficace per raccontarlo, perché non se ne può accettare la realtà. Del resto è una fiaba, ed è una fiaba creata dagli aguzzini stessi. I nazisti, essi per primi, allestirono una specie di spettacolo per la Croce Rossa, per farli pensare che in questo campo di sterminio si vivesse come in una città ideale. Sembra un po' come il lupo cattivo che si traveste da vecchina. L'Olocausto non fa parte del conflitto mondiale. L'Olocausto è qualcosa che va al di fuori del conflitto, perché se siamo noi contro loro, in qualche modo noi diamo un alibi a loro. Non c'è nessun tipo di alibi in quel male lì. E questo mi sembra che i ragazzi di 20 anni lo abbiano recepito in modo assolutamente spontaneo. In qualche modo noi siamo abituati a pensare alla memoria come qualcosa che si tramanda dai vecchi ai giovani, e in questo caso abbiamo una vicenda paradossale di un giovane che sta tramandando anche a noi più anziani la memoria di fatti sui quali la riflessione deve sempre essere viva e di cui tutte le sfaccettature, secondo me, non sono ancora pienamente comprese, forse non lo saranno mai, ma meritano di essere tenute presenti, perché da quelle vicende noi dobbiamo ogni giorno imparare qualcosa. Facciamo in modo, tutti insieme, che nessun essere umano debba mai più provare tutto ciò. Vi ringrazio.